Niente, ho cercato ovunque ma proprio non c'è caffè. Il problema è che stamattina devo lavorare al computer e senza caffè... Ma in situazioni disperate come queste mi viene in aiuto un'app. Si chiama Nibble e adesso ve la faccio vedere. Allora, apriamo l'app e con quest'app si possono vedere tutti gli smart place, quindi i posti dove lavorare tranquilli con il computer, il wifi e le prese di corrente, in zona. In basso si può vedere un elenco, se sono posti che sono aperti o chiusi, così evitiamo magari di andare per niente. E io mi sono salvato i miei preferiti, che sono quelli vicino casa. Oggi andiamo in questo qui, che è in zona Duomo, a Milano. E il sistema di prenotazione è molto semplice. Basta cliccare prenota, dire in quante persone si va. In questo caso, visto che oggi ci sarà un ospite speciale, siamo in due. Si sceglie l'orario tra quelli disponibili e come vedete ci sarà anche uno sconto del 10%. Si clicca prenota e si riceve una bella conferma. Così il posto sa che di sicuro deve riservare due posti per permetterci di lavorare. Gli diamo anche 5 stellette, va? Anche se oggi sembra proprio che Milano faccia Milano con questo cielo grigio, andiamo. Ah, se c'è una cosa che tutti i film e telefilm mi hanno insegnato è che quando si lavora al computer in un locale bisogna bersi un caffè americano, quindi... Ma che abbiamo qui il creatore dell'applicazione, Riccardo Suardi. E perfetto, già che qui gli chiediamo due cose, va? Allora Ricky, prima domanda, visto che io conosco più gente freelance che dipendenti con contratto indeterminato, secondo te nei prossimi anni si assisterà tantissima gente, tutti che lavoreranno col proprio computer in giro, o una sede centrale, un'azienda centrale avrà sempre motivo di esistere? Allora sì, secondo me un'azienda, sicuramente una sede centrale ci sarà sempre, perché dà un valore in più sia dal lato percezione che ha l'utente verso l'azienda, sia di scambio di idee e di opinioni, quindi quando si lavora insieme sicuramente meglio. Ammetto che sono tante realtà che lavorano da remoto, quindi sono già realtà molto forti che non hanno bisogno di uno spazio fisico, ci sono tanti freelance che non hanno bisogno di uno spazio fisico, quindi secondo me non è o uno o l'altro, semplicemente possono vivere paralleli, sia chi ha un'azienda, magari se ha un meeting da un'altra parte della città o da un'altra città completamente, può utilizzare noi il nostro servizio, comunque i locali che sono già a disposizione. D'altra parte un freelance che magari si deve beccare un'azienda grossa, andrà in quell'azienda, se deve beccare un cliente, va in una parte più remota. Quindi secondo me sono due cose che saranno sempre in parallelo, ovviamente aumenteranno i lavoratori da remoto, sicuro, per forza. Ok, seconda cosa, l'aver sviluppato il progetto e quindi l'app in Italia, secondo te è stato un vantaggio, uno svantaggio, costi, benefici? Allora, sicuramente noi abbiamo un team interno, quindi da operation, marketing, comunicazione, è tutto fatto dal nostro team, quindi questo ci ha permesso di appunto non chiedere troppo aiuto, e non sappiamo se avessimo chiesto aiuto se ci fossero stati dei problemi più o meno gravi. Detto questo, il mercato invece, sappiamo che è un mercato un po' più difficile rispetto magari ad altri capitali europei o anche mondiali, dove magari lo smart working o il lavoro da remoto è più utilizzato. In America ci sono circa il 50% di lavoratori da remoto, in Italia neanche la metà, quindi l'Italia ha i suoi pro e i suoi contro, come tutto, è scelta che abbiamo fatto e per ora ci sta dando ragione. Va bene. Ultima cosa, quindi l'app da scaricare. L'app è solo iOS, quindi scaricatela dall'App Store. Per tutti gli utenti Android invece abbiamo Zoe, l'assistente di Nibble, quindi su Messenger, aggiungetelo sulla pagina, scrivetegli. E ci vedremo in uno di questi smart place, sì, dove ci lavorare. Sempre in uno smart place, quindi ciao ragazzi. Ah, come ultima cosa, Ricky ha proprio insistito per regalarci una colazione, quindi cliccate il link in descrizione e buon lavoro.